Quindi oggi, ragazzi, sedetevi bene per 8 minuti che iniziano i blind date. Benvenuti in questo nuovo blind date. Oggi faremo conoscere ragazzi e ragazze e vedremo se nascerà l'amore e se nascerà qualcosa, se nascerà un sentimento profondo dentro di loro. Beh, ci saranno baci, ci saranno limoni. Quindi, ragazzi, non perdo tempo, vi lascio ai primi blind date registrati a Milano Marittima. Di che anno siete? 2006. 2007. 2008. 2008. Stasera sono qui a Milano Marittima con un nuovo blind date. Come vi chiamate, ragazzi? Claudio. Mattia. Ginevra. Carolina. Allora, per voi ho portato due uomini bellissimi. Non sbirciate. Adesso vi farò delle domande per conoscervi meglio, ok? Siete pronti? Il ragazzo, lo volete alto o basso? Alto. Alto. La ragazza la volete più alta di voi o più bassa? Più bassa. Più bassa. Qual è la vostra nazionalità preferita di ragazzi? Italiana. Romana e napoletana. Ma perché è una nazionalità, giustamente, esatto. Oh. Voi di che nazionalità siete? Pugliese. Pugliese, va bene? Va bene, dai. Pugliese va bene, dai. Te invece? Sono metà ucraino. Vi piace? Diciamo. Il vostro body count qual è? Non lo so. 2 o 3. 2 o 3, ok, ok. Ha avuto qualche amnesia nel mentre? Anch'io. Ok, ok. 0. 0, ok. 0-0. 0-0, va bene, bravi ragazzi. Ragazzi, giratevi. Avete qualcosa da dirvi? Cosa vi devo dire? Il vostro uomo qua, che vi siete accoppiati, per voi è uno smash o un PES? PES. PES? Anche Ronaldo ha preso palo. Qual è il vostro body count, così, se volete dirlo? 1.5. Oh, 1.5 anche il mio. Ma perché era tipo un uomo tipo Pistorius. Ragazzi, come vi chiamate? Martina. Emanuele. Di che anno siete? 2007. 2006. Un ragazzo, di che nazionalità ti piace? Italiano o spagnolo? Rumena italiana. Te di che nazionalità sei? Italiano. Allora, i miei genitori sono rumeni, però io sono nata in Italia, però non ho la cittadinanza. Ci faccio. Bene, tu? Te iubesc. Tu, ragazzo, lo preferisci alto o basso? Allora, poco più alto di me. Ci siamo, dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Te la ragazza la vuoi più alta, più bassa? No, più basso, un po', un pelo più basso di me. Cioè, qua il pelo è un pelo spesso, però... Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, più basso va bene. Allora, ragazzi, direi che adesso è arrivato il momento catafratto del video, che tutti aspettavamo. È arrivato il momento di girarsi, ragazzi, giratevi pure. Questo bacio... Oh! Oh! Oh shit! E questo chi? E questo chi? Era lei la mezza? Sì, era la mezza di entrambi. Oh. Ok, ok. Dopo i primi due blind date a Milano Marittima, spostiamoci in quelli in discoteca, sempre al mare. Di che anno siete? 2007. 2006. Il tuo ragazzo ideale, di che nazionalità è? Napoletano. Napoletano, cioè, così vuol dire razzismo territoriale. Oh. Napoletana. Festa, così si avverano i miei due valori. Festa in Napoli. Devi dire una frase in napoletano per rimorchiare una ragazza. C'è un po' grezza. O assistisse un coppa a un matrimonio, fosse una bomboniera. Tira nell'orecchio, non girarti te. Giratevi pure, ragazzi. Ammiratevi, ammiratevi. Allora, che voto daresti a lei da 1 a 10? 9. A lui che voto daresti da 1 a 10? 10, 10. 10. Oh! Oh! Se adesso vi chiedo un bacino, un saluto. Come vi salutate? Bacio, bacio. La toccata di culo, sì. Oh. Vai pure, girati, fratello. Sei emozionato? Molto. Alice. Io Cristiano. Di che anno siete? 2003. 2006. Si può fare, si può fare. Un ragazzo ideale, di che nazionalità ti piacerebbe? Italiano. Te, una ragazza ideale, di che nazionalità ti piacerebbe? Italiana. Tu sei italiano? Sì. Tu sei italiana? 100%. Già iniziata bene. Allora, ti piacerebbe più alto di te, come te, più basso? Più alto. Più alto. Più bassa. Primo appuntamento, dove ti dovrebbe portare? Allo stadio del Toro. Forza Toro. Forza Toro. Oh. Il tuo primo appuntamento, dove porteresti una ragazza? A vedere la partita del Milan. Oh shit, oh shit. Qua c'è un conflitto di interessi che mi trova dalla sua parte. Perché non è, guarda, la Juve. No. Arrivato a questo punto del video, trovo alcune compatibilità e altre no. Ragazzi, giratevi pure, giratevi pure. Incredibilmente vi vedete, no? Che voto daresti a lei da 1 a 10? 10. E lei è buona frasica. 100. 100? Un bacino veloce per finire il video ve lo dareste? Cristiano, mi sembra una persona molto simpatica.
Dopo i blind date in discoteca, beh, adesso torniamo al nord, torniamo a Brescia, torniamo sulla terrazza, sulla Reverso Tower. Stasera sono qui con un nuovo blind date alla Reverso Tower con, come vi chiamate? Simone. Emma. Non ti ho detto una cosa, la ragazza che ti ha portato è americana e parla solo inglese. Oh? La ragazza, al primo appuntamento, dove la porteresti? In un locale qua a Brescia, penso. Che tipo di locale? Qualcosa di carino, ovviamente. Ok, ok, tipo drink, cena. Sì, esatto. Ok, ok, ok. Where would you like that a guy bring you on the first date? Bruh. Where? Oh, where to bring? Anywhere with like water, a beach. Beach, okay. Yeah, for drinks maybe. Di Brescia non va molto bene, però prendi la macchina, al lago. Lake. Yeah. Garda Lake, you like Garda Lake? Yeah, it was pretty. È comunque provincia di Brescia. Va bene. Un drinks al Garda Lake. Second question. Do you like Italian guys? Yeah. Wow. Ti piacciono le americane? Sì. Beh, good start. Una frase da dirgli, un complimento, un complimento. Non l'ho ancora vista, quindi non lo so. Ah, è vero, cazzo, non l'hai vista. Dalla voce, cazzo, è vero, non l'ha vista, sono scemo. Oh. Ha una bella voce. He said that you have a very nice voice. Oh, thank you. His voice is beautiful. Yeah. And ragazzi, ora, i vostri sentimenti così, ciechi, alla Bocelli. Come sono i vostri sentimenti? Parlo da te perché lei non sta capendo una sega. No, io sono sorpreso e basta in realtà. Non mi aspettavo questa cosa stasera, ma c'è stata anche. Ragazzi, surprise and I love you. Interpretazione personale. Feelings. It's going good, I don't know. Nervous, but it feels good. Ultima domanda, ragazzi. Alla fine di questo primo appuntamento, così in alto, su questa terrazza, this love tonight, a kiss in front of me, un bacetto qua davanti a me, un bacetto veloce, to remember this Italy, to remember the Italy with a very, very, very short kiss, un bacettino. Said that your voice is beautiful, okay. That in this mandate has a very good feeling, you like this ambient, you want a small kiss. Sure. Ti metto le mani sulle sue spalle. Era vero niente, quindi non è per lei. Momento. Allora ragazzi, un altro bacio, another kiss without un bacio non alla Bocelli, un bacio. Va bene, dai. Dai, un altro. Another kiss. Thank you so much. È stata un'emozione grande. Ciao Bocelli, è stato un piacere. Quindi ragazzi, spero che questi blind date vi siano piaciuti. Non c'è altro da fare che lasciare like a questo video, iscriverti, attivare la campanella. E ragazzi, seguitemi anche su TikTok e Instagram, che facciamo il devasto, che vi tengo aggiornati con contenuti nuovi ogni giorno. Mi raccomando, guardate anche il YouTube Shorts. Noi cuccioli ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao mamma.